27 gennaio 2023. Un generale della Air Force a 4 stelle invia un memo agli ufficiali sotto il suo comando. Nel memo, il generale prevede che gli Stati Uniti saranno in guerra con la Cina entro il 2025. Dice ai suoi ufficiali che devono prepararsi sparando un caricatore sul bersaglio mirando alla testa. In pratica, siate pronti, potreste dover usare quelle competenze prima del previsto. Quel promemoria è stato scritto dal generale Mike Minihan, capo del comando mobilità aerea statunitense e ottenuto dai reporter della National Broadcasting Company. Minihan comanda una forza di circa 500 aerei e 50.000 membri in servizio, e il suo team è responsabile del rifornimento e del trasporto degli aerei in tutto il mondo. Quindi, non è un piccolo pesce nella struttura militare americana. Minihan crede che le elezioni a Taiwan e negli Stati Uniti programmate per il 2024 forniranno abbastanza distrazioni perché il presidente cinese Xi Jinping lanci finalmente un attacco a Taiwan. E Minihan ritiene che se quell'attacco arriverà, gli Stati Uniti non riusciranno a evitare di essere trascinati in un massiccio conflitto. Ora, che tu creda o meno all'avvertimento di Minihan, è innegabile che le tensioni stanno aumentando tra gli Stati Uniti e la Cina. Il problema di Taiwan si profila ancora pesante all'orizzonte, con il presidente Xi che ha sottolineato la probabilità della riunificazione di Taiwan e Cina nel suo discorso di Capodanno del 2024. Forse quella campagna di riunificazione sarà la scintilla che accenderà la guerra totale, come predice Minihan. E se lo fosse, c'è solo una domanda a cui rispondere. Qual è il piano dell'America per sconfiggere la Cina in uno scenario di guerra totale? È una domanda difficile da rispondere, poiché il piano sarebbe senza dubbio multisfaccettato e coinvolgerebbe diverse strategie. Ma prima di tutto, il successo dell'America dipenderebbe probabilmente dalla sua marina e dal controllo di una posizione molto specifica, il Mar Cinese Meridionale. Come suggerisce il nome, questo mare si trova a sud della Cina. Misura 1,423 milioni di miglia quadrate, rendendolo uno dei mari più grandi del mondo. È anche una delle rotte commerciali più importanti del mondo, con circa 3 trilioni di commercio via nave che passano attraverso il mare ogni anno. Questa ricchezza commerciale rende il controllo del mare molto attraente per la Cina, che da tempo sostiene di possedere l'intero Mar Cinese Meridionale. Ovviamente diverse altre nazioni non sono d'accordo, tra cui Vietnam, Malesia, Brunei e Filippine, tutti con coste che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale. E quelle coste sono vitali. Secondo il diritto marittimo internazionale, un paese ha il diritto di creare una zona economica esclusiva all'interno di un mare o oceano fino a 200 miglia nautiche dalla sua costa. Al resto del mare o d'oceano si applica il diritto marittimo. Nessuna nazione può controllarli. Tuttavia, la Cina ha cercato di fare ciò sviluppando la sua linea dei 9 tratti. Chiamata anche linea U, la linea dei 9 tratti è una rappresentazione visiva della porzione di Mar Cinese Meridionale che la Cina crede di possedere. Copre essenzialmente l'intera via d'acqua, con la linea che comprende diverse piccole isole e rocce su cui la Cina rivendica la sovranità territoriale. È qui che entra in gioco la regola delle 200 miglia nautiche. Ogni isola e roccia avrebbe un raggio di 200 miglia attorno a essa, che permetterebbe alla Cina di controllare praticamente tutto il Mar Cinese Meridionale attraverso l'istituzione di molteplici zone economiche esclusive. Quindi, perché gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sul Mar Cinese Meridionale per sconfiggere la Cina in una guerra totale? Visto ciò che la Cina sta cercando di fare proprio ora, in caso di guerra totale, il paese assumerebbe un atteggiamento ancora più aggressivo verso il mare. Il controllo consente alla Cina di interrompere il commercio globale pur mantenendo una delle sue catene di approvvigionamento vitali e facilita l'accesso a paesi che potrebbero minare la sua supremazia. Taiwan, Vietnam, Malesia, Filippine e Brunei sarebbero tutti a rischio di attacco. Ancora peggio, gli Stati Uniti avrebbero difficoltà a sfruttare le loro relazioni con uno qualsiasi di questi paesi per lanciare attacchi propri se la marina cinese controllasse il Mar Cinese Meridionale. E ci sarebbe un enorme vantaggio strategico per gli Stati Uniti se controllassero anche questa via d'acqua. Isolerebbero la Cina da fonti energetiche vitali. 2/3 delle importazioni cinesi di gas naturale liquefatto e l'80% del suo petrolio transitano per il Mar Cinese Meridionale.
La Cina dipende da entrambi, poiché ha mezzi relativamente limitati per produrre il proprio gas e petrolio, motivo per cui importa la maggior parte di entrambi. Una presenza navale statunitense nel Mar Cinese meridionale non solo prepara il terreno per attacchi alla Cina, ma permette agli Stati Uniti di interrompere l'afflusso di risorse preziose a Pechino, un aspetto della sua strategia di guerra che vedremo meglio più avanti in questo video. Vale anche la pena notare che Taiwan è tanto beneficiaria del Mar Cinese meridionale quanto lo è la Cina. Nel 2016 il 90% del gas naturale liquefatto di Taiwan è transitato per questo corpo d'acqua. Il controllo americano danneggia la Cina e al contempo rafforza gli alleati degli Stati Uniti in caso di guerra, motivo per cui le prime fasi della guerra vedrebbero probabilmente un completo conflitto navale tra gli Stati Uniti e la Cina. L'esito di quella competizione preparerebbe il terreno per l'intera guerra, con gli Stati Uniti che probabilmente avrebbero la meglio. Questa fiducia in una vittoria potrebbe non essere immediatamente evidente. In fin dei conti, la marina cinese supera quella americana per volume di risorse. Nel 2021, Forbes ha evidenziato che la marina dell'Esercito Popolare di Liberazione possiede 355 navi da guerra di prima linea, grandi almeno quanto una corvetta rispetto alle 305 di prima linea della marina statunitense. La marina cinese appare ancora più forte quando si aggiungono all'equazione piccole barche di pattuglia e missilistiche costiere. Ciò aumenta la sua cifra a più di 400. Tuttavia, queste valutazioni iniziali ignorano un punto cruciale. Sebbene leggermente più piccola in termini di risorse, la flotta americana sposta 4 milioni e mezzo di tonnellate d'acqua, circa il doppio della marina cinese. Ciò significa che la marina statunitense possiede navi molto più grandi, che comportano il vantaggio di difese e carichi di armi superiori. In teoria, l'intera flotta statunitense ha una potenza enorme. La dotazione di missili lanciati da navi e sottomarini raggiunge le 10.196 unità. Aggiungi i missili antinave al mix e il numero si avvicina a 10.500. Poi ci sono le portaerei. Gli Stati Uniti ne hanno 11. Ognuna in grado di trasportare circa 90 aerei rispetto alle due della Cina. Queste portaerei saranno una parte cruciale della campagna navale, poiché i jet che decollano da esse non solo permetteranno agli Stati Uniti di attaccare meglio le navi cinesi, ma consentiranno anche attacchi sulla terraferma. Tuttavia, questo primo periodo della guerra è quello che probabilmente vedrà il maggior numero di vittime. Questo perché i combattimenti nel Mar Cinese meridionale probabilmente avverranno in tandem con un tentativo di invasione cinese di Taiwan. Come osservato dal generale Minian nel suo memo del 2023, l'ambizione cinese di acquisire Taiwan potrebbe spingere gli Stati Uniti a intervenire. Curiosamente, gli Stati Uniti non si sono mai impegnati completamente nella difesa di Taiwan in caso di attacco dalla Cina. I due non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, anche se hanno una forte relazione non ufficiale, poiché gli Stati Uniti hanno generalmente cercato di non destabilizzare troppo la situazione in termini di rivendicazione della Cina sull'isola. Ma nonostante questa relazione sia non ufficiale, è probabile che gli Stati Uniti aiuterebbero Taiwan. Nel maggio 2022, parlando a 60 Minutes, il presidente Joe Biden ha risposto con un semplice sì alla domanda se gli Stati Uniti fossero disposti a intervenire militarmente per difendere Taiwan. Sebbene quei commenti siano stati in qualche modo ritrattati da allora, rivelano il pensiero dell'America sull'isola. Dopotutto, prendere Taiwan non darebbe alla Cina solo una posizione tattica chiave attraverso la quale potrebbe espandere i suoi interessi nel Mar Cinese meridionale, ma darebbe anche il controllo dello stretto di Taiwan, così come il controllo su un'isola che produce il 60% dei semiconduttori globali. Gli Stati Uniti non possono permettere che ciò accada. Ma sul fronte strategico, il fatto che la Cina dovrebbe dedicare parte delle sue risorse navali a un'invasione di Taiwan giocherebbe a favore dell'America. Gli Stati Uniti beneficerebbero anche del fatto che invadere Taiwan sarebbe un incubo geografico per la Cina. Sebbene sia largo solo 110 miglia, lo stretto di Taiwan è tormentato da forti venti, potenti ondate e nebbia quasi tutto l'anno. Infatti, il Centro per la Sicurezza Marittima Internazionale ha affermato che il vento raggiunge il livello 6 sulla scala di Beaufort per 156,3 giorni all'anno, ovvero una forte brezza tra 22 e 27 nodi, in grado di generare onde fino a 13 piedi.
Navigare con una forza di invasione verso Taiwan non sarebbe un'impresa semplice in queste condizioni. La Cina sarebbe costretta a cercare di creare un blocco aereo e navale combinato attorno a Taiwan come parte del suo tentativo di invasione. Le difficili condizioni dello stretto di Taiwan rallenterebbero le sue navi da trasporto truppe, rendendole bersaglio sia dei missili taiwanesi sia, se gli Stati Uniti stabilissero una presenza nel Mar Cinese meridionale, dei missili antinave lanciati dalle navi e dai jet. Seppure la Cina riuscisse a trovare una rotta verso Taiwan, incontrerebbe grandi difficoltà a causa della geografia dell'isola. Per esempio, Taiwan ha pochissimi porti in acqua profonda e spiagge che l'Esercito Popolare di Liberazione potrebbe utilizzare per consentire l'afflusso di una grande forza di sbarco. Il Consiglio sulle relazioni esterne suggerisce che ci sono solo 7 porti praticabili, 3 a ovest, 2 a nord e altri 2 a nord-est, che la Cina potrebbe utilizzare. Tutti sarebbero probabilmente distrutti da Taiwan, così come protetti con mine sottomarine se la leadership dell'isola ritenesse che la Cina fosse vicina a sbarcare truppe. Per quanto riguarda le spiagge, il Consiglio sulle relazioni esterne nota che la costa orientale di Taiwan è delimitata da ripide scogliere, con i principali centri abitati dell'isola accessibili solo attraverso stretti passaggi tra queste. L'esercito taiwanese bloccherebbe questi passaggi e potenzialmente li distruggerebbe se necessario, rendendo un'invasione da est praticamente impossibile. Ciò lascerebbe le spiagge occidentali, per lo più delimitate da acque profonde meno di 50 piedi. Non ideali per lo sbarco del vasto numero di truppe necessarie per un'invasione terrestre cinese completa. Aggiungi la necessità di mantenere qualsiasi truppa a terra rifornita di risorse adeguate come munizioni e forniture mediche, e la Cina probabilmente sarebbe attratta in una guerra di logoramento all'interno di Taiwan che avvantaggerebbe l'approccio navale dell'America. Tutto ciò non significa che gli Stati Uniti avrebbero carta bianca per attaccare la marina cinese nello stretto di Taiwan. Dovrebbero comunque gestire una significativa presenza navale nel Mar Cinese meridionale, oltre alla possibilità che vengano sparati missili contro le sue navi dalla terraferma cinese. Bisogna anche considerare la questione delle isole artificiali cinesi nel Mar Cinese meridionale. Nel marzo del 2022, The Guardian ha riportato che l'Esercito Popolare di Liberazione aveva completamente militarizzato un trio di isole nel mare, dotandole di sistemi di missili antiaerei e antinave utilizzabili contro la marina statunitense, oltre a jet da combattimento, attrezzature per il jamming e laser. Queste isole sono tutte vicine alle isole Spratly, un insieme di circa 150 rocce e piccole isole annidate tra il Vietnam e le Filippine, e forniscono alla Cina capacità di attacco estese nel Mar Cinese meridionale. Quindi, mentre una parte della marina cinese sarebbe dedicata all'assalto di Taiwan, una parte della marina statunitense avrebbe a che fare con queste isole. Tuttavia, le probabilità che gli Stati Uniti ne escano in vantaggio sono alte. Questo secondo Naval News, che ha riferito di una simulazione di un'invasione cinese di Taiwan effettuata dal Center for Strategic and International Studies nel gennaio 2023. La simulazione, ambientata nel 2026, ha visto la Cina perdere circa il 90% della sua flotta anfibia, compresi 106 aerei e 52 navi da guerra. Al contrario, gli Stati Uniti perderebbero una coppia di portaerei, fino a 20 navi da guerra e tra 200 e 400 aerei. Entrambe le parti subirebbero pesanti perdite durante i combattimenti, con oltre 10.000 morti per la Cina e più di 3.000 per gli Stati Uniti, ma sarebbe l'America a uscirne vincitrice. Ma se questa è la strategia navale iniziale che gli Stati Uniti potrebbero impiegare, essi hanno anche un'altra arma importante nel loro arsenale, le basi militari. Se hai guardato uno qualsiasi dei nostri altri video, potresti sapere che gli Stati Uniti hanno 750 basi militari in 80 paesi in tutto il mondo. Queste basi rappresentano l'approccio dell'America all'esercizio della sua influenza globale. Gli Stati Uniti d'America, invece di tentare di conquistare e colonizzare altri paesi come molti imperi passati, cerca di forgiare alleanze con il maggior numero possibile di nazioni, rendendole anche velatamente dipendenti dalla presenza militare americana. Questo approccio sarà molto vantaggioso in una guerra con la Cina. Per essere un po' più specifici, gli Stati Uniti hanno investito pesantemente nell'istituzione di basi militari attorno alla Cina.
Solo il Giappone ospita 120 di queste basi, che nel complesso ospitano 53.713 militari. La Corea del Sud non è troppo indietro. Ha 73 basi e 26.414 militari stabili. C'è anche l'Australia, con 7 basi e 1.085 truppe, insieme a una base a Guam e un'altra nelle isole Marshall. Ancora più vicine alla Cina sono le basi che sta iniziando a istituire nelle Filippine. Nell'aprile 2023, il Dipartimento della Difesa statunitense ha pubblicato un comunicato stampa sull'accordo di cooperazione rafforzata con le Filippine. Quell'accordo includerà la costruzione di 4 nuovi siti: l'aeroporto di Lallo a Cagayan, la base navale Camilo Osias a Santa Ana, l'isola di Balabac a Palawan e il campo Melchor de la Cruz a Gamu, che collettivamente forniscono agli Stati Uniti una maggior presenza militare nel Mar Cinese meridionale. Queste basi saranno vitali per il piano di guerra dell'America. Ad esempio, le basi giapponesi consentirebbero agli Stati Uniti di incanalare truppe, navi e aerei nel Mar Cinese meridionale, ma potrebbero anche consentirgli di costruire un blocco navale nel Pacifico per proteggersi. Dopotutto, la Cina potrebbe considerare l'invio di alcuni dei suoi 61 potenti sottomarini negli Stati Uniti per lanciare attacchi sul continente americano. Anche se non arrivasse così lontano, potrebbe comunque attaccare Guam, le isole Marshall o le basi in Giappone e Corea del Sud con missili e attacchi navali. Gli Stati Uniti contrasterebbero ciò stabilendo una linea diretta con il Giappone, permettendo di canalizzare costantemente truppe verso la Cina. Combinato con gli scontri navali nel Mar Cinese meridionale e nello stretto di Taiwan, probabilmente diluirebbe così tanto la marina cinese da renderla incapace di gestire quello che alla fine sarebbe un attacco combinato su più fronti. Probabilmente la Cina sarà in grado di danneggiare alcune basi americane con i suoi missili, ma gli Stati Uniti si dimostrerebbero altrettanto abili a difendere quelle basi nel respingere la Cina. Probabilmente queste basi aiuterebbero gli Stati Uniti a intrappolare la marina cinese nel Mar Cinese meridionale, oltre a fare anche da barriera per proteggere l'Oceano Pacifico e prevenire un attacco cinese sul continente americano. Non possiamo nemmeno sottovalutare l'importanza delle basi americane al di fuori del Pacifico. Prendi ad esempio le basi in Kuwait e in Arabia Saudita. Sebbene piccole, dato che le 20 basi insieme ospitano solo circa 2.500 uomini, permettono agli Stati Uniti di operare nel Golfo Persico. Metà del petrolio acquistato dalla Cina proviene dal Golfo Persico, principalmente dall'Arabia Saudita. È possibile che gli Stati Uniti potrebbero convincere l'Arabia Saudita a limitare le forniture alla Cina, causando ulteriori danni alla sua industria e infrastruttura, anche se questa non sarebbe un'impresa facile. La Cina è la maggiore acquirente di petrolio saudita. Per convincere il paese a interrompere un rapporto redditizio, gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi a rafforzare le relazioni con l'Arabia Saudita. Ciò potrebbe includere un approccio più attivo agli interessi di sicurezza sauditi, inclusa l'approvazione di più vendite di armi. È un'ipotesi azzardata, ma è un esempio di come l'America potrebbe cercare di sfruttare le sue basi in altri paesi per influenzare la Cina senza coinvolgerli direttamente nella guerra. Un piccolo accordo, come una sanzione sul petrolio saudita, potrebbe creare problemi a Pechino. Aggiungi la potenziale presenza navale statunitense nel Golfo Persico e puoi capire come l'approccio dell'America alla costruzione di forti relazioni con gli alleati oltreoceano giocherebbe a suo favore in una guerra contro la Cina. Sull'argomento alleanze, gli Stati Uniti ne hanno una significativa che potrebbero usare contro la Cina. È l'appartenenza all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Gli Stati Uniti sono uno dei membri chiave della NATO e, come gli altri membri, sono coperti dall'articolo 5 dello Statuto dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Questo articolo afferma che un attacco al suolo di un membro è considerato un attacco a tutti i membri, costituendo essenzialmente la spina dorsale della strategia di difesa collettiva dell'organizzazione. Gli Stati Uniti potrebbero far leva sulla loro appartenenza alla NATO contro la Cina in due modi. Il primo è usare l'appartenenza come deterrente, il suo scopo principale. Tale appartenenza potrebbe essere sventolata sulla testa della Cina, al punto da indurre Pechino a riconsiderare qualsiasi attacco che avrebbe potuto altrimenti sferrare sul suolo americano. Crucialmente, ciò impedirebbe alla Cina di attaccare il continente americano, anche se è importante sottolineare qui che ciò non proteggerebbe le basi d'oltremare del paese.
Sebbene le basi siano sotto il controllo militare statunitense, il terreno su cui si trovano è territorio sovrano del paese ospitante. Quindi, un attacco a una delle molte basi americane a Osaka, per esempio, non attiverebbe l'articolo 5 dello Statuto dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Tuttavia, questo deterrente spingerebbe la Cina verso una guerra navale incentrata sul Mar Cinese meridionale. Il secondo uso entrerebbe in gioco se la Cina attaccasse gli Stati Uniti. Verrebbe attivato l'articolo 5 e la Cina si troverebbe improvvisamente a fronteggiare una guerra contro 32 paesi, compresi gli Stati Uniti. La maggior parte di questi sono paesi europei, con il loro impegno collettivo per la causa che potrebbe essere utile per costringere la Cina a gestire una guerra su due fronti. Gli Stati Uniti, con l'aiuto dei partner nell'Indo-Pacifico, attaccherebbero mentre i suoi alleati europei potrebbero lanciare attacchi navali da ovest, navigando l'Oceano Meridionale e Indiano per raggiungere la Cina. Questo percorso porterebbe questi alleati a raggiungere paesi come Australia, Indonesia e Malesia prima di dirigersi verso il Mar Cinese Meridionale, tutti alleati americani o paesi che hanno contenziosi con la Cina e quindi sarebbero più propensi ad aiutare. L'attivazione dell'articolo 5 potrebbe avere lo stesso risultato di una decisione cinese di non attaccare. La terraferma statunitense, la Cina rimarrebbe bloccata nel Mar Cinese Meridionale. L'attivazione dell'articolo 5 comporterebbe una forza navale combinata che sopraffarebbe rapidamente le sue navi. Naturalmente, l'argomento opposto a questo è che la Cina ha le sue alleanze. Potrebbe chiamare in causa Corea del Nord, Russia e Iran, potenzialmente innescando una guerra mondiale. È un rischio che gli Stati Uniti dovrebbero correre se venissero attaccati sulla terraferma. Francamente, sarebbe quasi inevitabile, e l'unica via d'uscita sarebbe se gli alleati della Cina scegliessero di non venire in sua difesa per paura di affrontare le ritorsioni delle forze combinate dei paesi NATO. Quindi, supponiamo per ora che la Cina sia sola nella sua lotta. Indipendentemente dal fatto che l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord entri o meno in battaglia, il prossimo aspetto della strategia americana si concentrerebbe sul lato industriale della guerra. Dovrebbe mantenere armi e attrezzature in movimento per sostenere una campagna prolungata contro la Cina. Questo potrebbe essere un problema. Il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali rende questo chiaro nella sua analisi dei risultati delle diverse simulazioni che ha condotto, incentrate su un importante conflitto regionale tra gli Stati Uniti e la Cina. Il centro ha rilevato che l'uso di munizioni in questa guerra probabilmente supererebbe le attuali scorte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con i missili di precisione a lungo raggio del paese a rischio. La parte peggiore? Il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali prevede che gli Stati Uniti esaurirebbero le scorte in meno di una settimana. Il rapporto, pubblicato nel 2022, sostiene che l'attuale base industriale dell'America non ha la capacità di sostenere una guerra di grande portata. In pratica, mentre gli Stati Uniti hanno ampi depositi di munizioni, non hanno in atto gli accordi industriali per rifornire costantemente quei depositi se vengono esauriti. D'altra parte, la Cina potrebbe averne la capacità. Come ha notato Foreign Policy nel luglio del 2022, la Cina sta acquisendo sistemi armati di alta gamma a un ritmo tra 5 e 6 volte superiore rispetto agli Stati Uniti. Molto di questo è dovuto alla base manifatturiera del paese, che è di proprietà statale e che entrerebbe in sovraccarico in caso di guerra con gli Stati Uniti. Un problema specifico evidenziato dal Centro per gli Studi Strategici e Internazionali proviene dai missili antinave a lungo raggio. Nelle simulazioni di guerra, gli Stati Uniti consumerebbero 450 di questi missili nella prima settimana di un conflitto centrato intorno a Taiwan. Ciò esaurirebbe l'intero inventario americano, con il problema aggravato dal fatto che ci vogliono 2 anni per produrre uno di questi missili. Dato che gli Stati Uniti ne hanno ordinati solo 88 nel budget per il 2023, l'ammanco sarebbe rapido e inciderebbe sulle prospettive dell'America in una guerra a lungo termine. La strategia degli Stati Uniti di bloccare la marina cinese nel Mar Cinese Meridionale sarebbe una delle strategie possibili per superare questo problema. Sì, gli Stati Uniti avrebbero ancora un deficit, ma impedendo che petrolio, gas e forniture raggiungano la Cina, rallenterebbero gravemente anche le capacità di produzione di Pechino.
Questo potrebbe non bastare, perché l'America dovrebbe anche concentrarsi sull'aumento della produzione per mantenere le scorte di navi e aerei, una prospettiva costosa che richiederebbe una preparazione ora per garantire che gli Stati Uniti siano pronti alla guerra in futuro. Tuttavia, la guerra in Ucraina ci ha insegnato che la guerra moderna sarà una guerra industriale. Sopravvivere all'avversario semplicemente avendo più armi e la capacità di rifornire le munizioni usate sarà fondamentale. Potenziare la produzione interna, ridurre quella cinese, collaborare con gli alleati della NATO per mantenere scorte più a lungo, sono elementi chiave per una vittoria americana. Ora, supponiamo che il piano abbia finora funzionato a favore dell'America, che ha conquistato con successo il Mar Cinese meridionale e lo Stretto di Taiwan, proteggendo Taiwan, e instaurato un blocco navale attorno alla Cina con l'assistenza dei suoi alleati indo-pacifici e della NATO. La Cina, incapace di convincere Russia, Corea del Nord e Iran a combattere contro la potenza combinata delle forze dei paesi NATO e di quelli indo-pacifici, si trova di fronte a una scelta: arrendersi o continuare a combattere. Supponiamo che Xi decida di proseguire la lotta. Dopotutto, nel 2017 aveva proclamato che nessuno dovrebbe aspettarsi di farci ingoiare frutti amari che danneggiano la nostra sovranità, sicurezza o interessi di sviluppo. In sintesi, la resa è fuori discussione perché solo Xi può controllare la Cina. Quindi, si prepara per l'invasione delle forze americane. Quali sono le sfide geografiche che gli Stati Uniti dovrebbero affrontare in questo campo? Probabilmente un'invasione terrestre sarebbe fuori discussione. Le uniche nazioni potenzialmente amiche confinanti con la Cina sono India e Vietnam. Nessuna delle due vorrebbe che il proprio territorio fosse usato dalle forze americane per un attacco coordinato alla Cina, probabilmente lasciando gli Stati Uniti a lanciare un'invasione costiera attraverso i mari del sud e dell'est della Cina. Quest'ultimo presuppone che gli Stati Uniti abbiano un passaggio sicuro grazie all'alleanza con la Corea del Sud e che la Corea del Nord non stia cercando di impedire il passaggio della Marina americana. Questo non è necessariamente una cosa negativa. È più difficile attraversare i confini interni della Cina rispetto a quelli costieri. Le catene montuose fungono da punti di separazione naturali tra la Cina e diversi dei suoi vicini. Queste catene includono l'Himalaya, lungo il quale corre la linea di controllo effettivo e attraverso il quale gli Stati Uniti dovrebbero passare se volessero invadere dall'India. Il confine Cina-Pakistan di 370 miglia include le montagne del Karakoram, tra le più alte del mondo. Considera anche la catena montuosa del Tian Shan, al confine tra Cina, Kazakistan e Kirghizistan. Seppur gli Stati Uniti avessero la scelta di invadere da ovest, favorirebbero probabilmente la via costiera orientale per le complessità intrinseche nel varcare tali catene montuose. È anche notevole che il 60% della popolazione cinese vive nel 22% del territorio, con la maggior parte dei principali centri abitati che si trovano in una fascia larga 600 miglia che corre lungo le coste orientali e meridionali. Tra queste Pechino, situata a nord-est. Gli Stati Uniti puntano a stabilire un collegamento diretto con la costa, puntando su Pechino. Dovrebbe affrontare i bombardamenti della forza missilistica di difesa costiera dell'Esercito Popolare di Liberazione. Come principale difesa contro le invasioni costiere, la forza missilistica cinese dispone di sistemi missilistici da crociera antinave che sparano missili a corto e medio raggio. Una prolungata campagna nel Mar Cinese meridionale potrebbe esaurire i missili a medio raggio della Cina, costringendola a usare missili a corto raggio per contrastare l'avanzata americana. La Cina potrebbe sfruttare l'artiglieria costiera per arrecare danni. Sebbene questi sistemi obsoleti siano stati in gran parte sostituiti da sistemi di lancio di missili, secondo l'Air University, Pechino potrebbe decidere di reinstallarli solo per avere qualche difesa in più. Aggiungi l'artiglieria antiaerea e i sistemi radar al mix, e la Cina ha una difesa costiera capace, sebbene certamente non prepotente. Il problema per Pechino è che se gli Stati Uniti prendessero il Mar Cinese meridionale, avrebbero molto tempo per prepararsi. Manterrebbe le sue barricate assicurandosi che le sue portaerei siano rifornite di aerei, munizioni e carburante. Lo stesso per le sue navi. Le numerose basi che gli Stati Uniti mantengono in Giappone, Corea del Sud e Australia sarebbero tutte utilizzate per rifornire, riapprovvigionare e, infine,
fungere da punto di lancio per un attacco concertato e collaborativo progettato per sopraffare le difese costiere della Cina. Supponendo che l'attacco funzioni, gli Stati Uniti potrebbero inviare truppe sulla terraferma cinese. Probabilmente cercherebbero di evitare uno scontro diretto con l'Esercito Popolare di Liberazione. Sebbene i soldati americani sarebbero probabilmente meglio equipaggiati dell'infanteria cinese, dovrebbero comunque affrontare un esercito che li supera di circa 707.000 membri attivi. Anche aggiungendo i riservisti di entrambi gli eserciti, l'Esercito Popolare di Liberazione avrebbe oltre 2 milioni e mezzo di soldati, rispetto ai poco più di 2 milioni dell'America. Un'impresa tutt'altro che impossibile, ma gli Stati Uniti si troverebbero in una posizione da non aver bisogno di impegnarsi in una guerra di terra diretta. È più probabile che si concentrerebbe sull'eliminare le difese costiere della Cina in modo da posizionare le sue portaerei al largo della costa e nel raggio d'azione di Pechino. L'aeronautica militare statunitense si coordinerebbe con le truppe a terra per neutralizzare gli obiettivi militari cinesi, facilitando l'avanzata delle forze terrestri. La Cina, già indebolita dalla battaglia navale e dall'impiego di aerei contro l'aeronautica militare statunitense, scoprirebbe che la sua fanteria non riesce a contenere l'attacco americano. Tuttavia, c'è un asso nella manica che il presidente Xi avrebbe a sua disposizione, l'opzione nucleare. Si ritiene che la Cina abbia l'arsenale di armi nucleari in più rapida crescita al mondo, con stime attuali che suggeriscono che ha 500 testate nucleari in magazzino, con altre in arrivo. Il Dipartimento della Difesa statunitense prevede che avrà fino a 1000 testate nucleari entro il 2030 e che svilupperà un arsenale di 1500 testate nucleari entro il 2035. Ciò la metterebbe alla pari con gli Stati Uniti, che secondo l'Arms Control Association hanno 1419 testate strategicamente dispiegate. La domanda finale è semplice. Il presidente Xi userebbe quelle armi nucleari se credesse che la Cina stesse per essere sopraffatta dagli Stati Uniti? È difficile dirlo senza dubbi. Come sottolinea l'Istituto Navale degli Stati Uniti, la Cina ha ripetutamente affermato che non sarà mai il primo paese a utilizzare armi nucleari in un conflitto. Questo suggerirebbe che finché gli Stati Uniti si atterranno alle armi convenzionali e non avrebbero motivo di non farlo, allora Xi non premerà il pulsante. Tuttavia, sarebbe un errore presumere che Xi si attenga a questa politica in caso di crisi. Premendo il pulsante nucleare, sa che precipiterebbe sia gli Stati Uniti che il suo stesso paese in un inferno. Sarebbe disposto ad arrivare così lontano per prevenire una sconfitta cinese? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti, sia sulla capacità della Cina di utilizzare le sue armi nucleari che sul piano che gli Stati Uniti hanno in atto per sconfiggere l'Esercito Popolare di Liberazione. Questo piano ha delle lacune? La Marina degli Stati Uniti è davvero superiore alla Marina della Cina? Condividi i tuoi pensieri nei commenti. Grazie per aver guardato, arrivederci.